bisogno di andare in un ristorante stellato, non fare una foto, non fare una storia, mangiare. In diverse occasioni ho provato a far capire quanto il lavoro dello youtuber non sia soltanto registrare uno, due o tre video a settimana, ma ci sia davvero tanto altro. Ovviamente faccio fatica a far passare il messaggio. Ecco perché ho preso uno dei più grandi youtuber italiani e ho deciso di seguirlo per un viaggio in tutta la Toscana, così da documentare nello specifico cosa c'è dietro questo lavoro e provare a smontare in parte gli stereotipi che hanno le persone. Sono appena arrivato a Pisa. Ho appena sentito Frank e Giovanni, sono alla torre di Pisa che sta tipo a 2 chilometri da qua. Inizio a vedere il borsone che mi sono portato e adesso mi devo fare tipo 20 minuti a piedi per arrivare alla torre. Comunque probabilmente sarò scontato nel dirlo, ma è veramente parecchio storta. Cioè, pensavo fosse meno. Ciao Cucciolo! Sono arrivato 3 ore fa e sto reggendo ancora cose con borse. Ah, ti stai lamentando perché stai facendo il portaborse? Fammi querela. Comunque food vlogger non mangio tipo dalle 6. Oh, inizia a arrivare il cibo. Quando si registrano queste cose che sai che mangerai per giorni, in questo caso mangeremo per 4 giorni ininterrottamente, non mangiare. Okay. A Roma ho preso 4 kg. Ma lì e poi No, sono ancora lì. Sono ancora 4 kg. Perché un uovo di Pasqua? Perché avevo mangiato con questo. Ah, si mangia l'uovo di Pasqua con il pandoro praticamente. No, è una focaccia. Di base tu, quanti giorni a settimana registri o monti? Cioè magari una settimana come questa ce la siamo presi più con comodo perché avevamo tanti video registrati. Allora in realtà è molto semplice perché essendo una squadra abbiamo lui che fa diciamo da operatore e anche parte finale del montaggio. Ma il montaggio abbiamo dei montatori. Poi essendo in due pensare ai video è più semplice. Da quando ho aperto il canale sono 4 anni e mezzo. Non ho mai lasciato una settimana senza un video sul canale. Di media sono sempre 2. La cosa penso più complicata è quella delle idee, no? Sì, più di quello che pensi. Sai perché? All'inizio è tutto più semplice. Hai un'idea, pure se l'ha fatta qualcun'altra, ma te che te ne frega, l'importante è che lo fai. Okay. Arrivato a un certo livello, la gente pretende, anche se non lo dice, la gente pretende una certa qualità, un certo tipo di contenuto e che tu debba sbrigarti. Esce un panino nuovo da qualche parte. Tutti, il primo che arriva meglio alloggia. E io questa è la cosa che odio. Non me ne frega niente se altri fanno il mio video. Posso dire che ogni volta che c'è qualcuno che riprende, poi quel video non so perché finisce su incidenti stradali H24. Mi sa che è il momento di spegne. Esatto. Io ho paura di quello che stai per fare. Perché devo guardare? Frank, ci sono le chiavi. Tu queste cose a me non mi devi fare, capito? Hai imparato? Non devi fare questi giochi con me. Comunque è bello far partire un drone davanti a un cimitero. Cosa si prova a viaggiare in tanti posti in un giorno? Un senso di non sapere cosa si fa. È una cosa bella in realtà, no? Non faccio cose belle, cose programmate, tutto preciso, perché è troppo più bello improvvisare e sbagliare. Cioè quando noi eravamo in Abruzzo, che ci siamo ritrovati a mezzanotte, che non sapevamo dove eravamo, okay, e non sapevamo dove dormire e come tornare a casa. Quanto è bello? Non è bello però. Non penso sia bello. Però nella mia testa è bello. Ci sono varie passioni nella vita. Che bello. Sì. Veramente figo. È tipo la Laguna Matata Ostia. Una cosa divertente sicuramente del girare video con Joe e Frank è il fatto che si mangia in continuazione. Cioè non ce la faccio più. Ma perché non è che abbiamo mangiato tanto, ma mangiare a scaglioni tipo ogni tot è distruttivo. È presente quando ti viene un'idea per un video, ma magari ti è venuta quell'idea guardando a caso TikTok. Qualcun altro ha visto lo stesso TikTok o ha visto qualcosa che l'ha ricollegato allo stesso pensiero e lo fa prima di te. E magari tu l'hai già girato. Tu immagina che facciamo un tour di un video dove mangiai di notte a Roma. Te lo giuro, abbiamo mangiato come dei porci. Un altro youtuber fa lo stesso video. Il concept è diverso, ma alla fine è sempre quello. Poi tu esci dopo, anche se hai girato prima, e dicono: ah, hai copiato quell'altro. Questa è una cosa che purtroppo devo accettare, ma non è bello. Molti dicono i dissing tra youtubers, eccetera. Il problema non è neanche... I dissing non lo fanno gli youtuber, lo fa il pubblico. L'idea che abbiamo è andare in camera di Emily e Joe, okay, farci dare il chiavi della macchina da Emily, okay, andare a prendere la macchina, okay, portarla a un parcheggio vicino all'hotel. Ok. Buongiorno mamma. Buongiorno. La macchina sta là. Vai, allora, la metto lì. No, più avanti, vedi qua, vai. Entra te. Perché? No, è impossibile. Dopo il camion. Scusa, posso entrare qui? Ma no, quasi vivo. Scusa, questo posso... Emily? Stai scherzando? No, frate, non hai capito. Abbiamo lasciato i cavetti in macchina. Ti viene a prendere le chiavi? Così mi dai anche le batterie della fotocamera. Corri su.
Ok. Vai, fuori dalla macchina. Sì, secondo me ci ha sgamato e ora ti mena. Tanto le faccio ci perdite di solito. A quanto pare non se ne è accorto. Ma lui sa recitare bene. Hai i tempi tu. Cioè, però noi dobbiamo scendere. Buongiorno. Sono stanchi. Che freddo. Prima tappa andiamo a fare colazione. Dopo andiamo anche a cavallo, mi sa. O se no, se se la sente farà un po' di passo. Macchia, cioè, loro fanno anche le gare qui a calcola. Oh, l'hai messa qua? Io un po' ho preso le cose. Ma non è questa? No, non è questa. Io tra poco rido. Attore. Ha ragione. Che cosa? Brex. Ah, allora posso dire? Io stavo dormendo, cioè avevo proprio approfittato tipo, non so, è come approfittarsi dei più deboli. Ti abbiamo anche fatto passare per matto. Allora non ero pazzo. Ero lì che facevo, no, sto diventando pazzo. Nella mia testa è passato solo un pensiero: Fred e David Vieco. Non sono stato il primo a portare il food sicuramente, perché però i tour del food, le recensioni, quello che è proprio portare il mondo del food a un alto livello, mi ritengo uno dei primi ad averlo fatto, anzi probabilmente uno degli esponenti che ha portato il food al livello in cui è adesso in Italia. Mi è stato appioppato il fatto che fossi un canale fitness, perché effettivamente nella mia vita facevo fitness e cibo, però in realtà a me non è che non piaceva riprendermi in palestra, ma io devo allenarmi, e quindi da lì è partito il ok, faccio più food perché mi occupa il tempo libero. Martella, e le persone cominciano a piacere e sono diventato quello che sono adesso. Emily è venuta tutta la sua vita a cavallo, ci sono tipo 50 cavalli dentro. E oggi sai dove andiamo? Nella Val d'Orcia, uno dei posti più fighi che vedrai mai. Non l'ho mai sentita. Cioè, se pensi a un posto figo in Italia, la Val d'Orcia. No, però ora sì. Avete mai giocato ad acchiappa il drone con un cane? Ti immagini questi che ogni volta hanno un estraneo che gli sale sulla schiena? Come se tu mi sei per strada e uno fa, aspetta, ti posso salire sopra? Che succede? I follower, Ma ragazzo, un altro ha detto, mi prendi in braccio? Giovanni va con tutta la calma del mondo. Sto facendo qualcosa addosso. No. Questa puzza non è lei. Allora, prima volta con camera, ma in serio. E devi parcheggiare, qua sta il parcheggio. E qua è il parcheggio, eh. Carissima. Con questi telefonini, madonna. Mammino, ciao, c'è sempre lui, eh. È super leale, veramente. Lui è... Sembra strapiombo, sembra bombo. Allora, qua siamo a Pienza. Appena entrate nelle mura sentite odore di formaggio. Ah, c'è un odore di pecorino micidiale, perché a quanto pare è famoso il pecorino di Pienza. Non vedo l'ora di mangiare. Una cosa che mi fa impazzire. Per me l'uovo australiano. Io quando iniziavo a fare YouTube facevo tre lavori: YouTube, il ballerino, un personal trainer. Mi conosce, ormai siamo in confidenza. Tutti pensano che io faccio solo YouTube, ma io non mi ritengo uno YouTuber solamente, mi ritengo veramente un imprenditore. Comunque ho un brand di abbigliamento, ho un'agenzia di comunicazione e marketing. Cioè, faccio anche da manager ad altri content creator. Sotto di me c'è Marco, che lui fa da manager a me, e insieme facciamo da manager a altri. Mentre ho la mia catena di montaggio effettivo, che è Frank, che è il mio videomaker. Stiamo anche cercando di aprire una casa di produzione. E poi c'è tutta la parte del brand, c'è il video, gestisci il brand, gestisci le mail, fai certo. Le chiamate. Cioè, in una giornata ho molte più cose che è solamente il video. Questo periodo qua è il più libero che ho, perché sto full su un solo progetto. Esatto, sto delegando molto di più. No. Qui è dove lui cammina. No. E poi là è dove trova la moglie e i figli ammazzati. E lui cammina. Si vedete soli a camminare sulle verdi praterie col sole sulla faccia. Non preoccupatevi troppo, perché sei nei campi lisi e sei già morto. Così è, per dirne una. Pensa a questi quante volte gli scavalcano il cancello e gli imboccano dentro casa. Però girare con te in Toscana sì, è l'esperienza. Sì, effettivamente è l'esperienza mia. Girare con una celebrità. La consiglio. Perché passi là? Qui è più figo. Io voglio passare qua. E assolutamente farmi male. Malissimo. Però a te sei un uomo dai forti valori, quindi ce la potresti fare. Prendilo. E ora? Ti regge? Scivola. Vai. Dai, sei un cagasotto, dai. Dai, ce la fai. Bravissimo. Con calma, zio. E per piacere. Qui ci sono passato io. Vediamo come passano, sono curioso. Vediamo lei col mio drone. Vabbè, lui dietro. Facile. Ma che atleta. Roma Nord.
No, va, cagà. Tu pensa lui dopo che dovevo mettere i calzini, le cose. Già c'ho. Ma tu stai col grandangolo? No, che schifo. Ma sei un pedofilo, che sei? L'ho visto, vai, sei una vergognata. Ma quanto rimorchia, ragazzi, quanto rimorchia. Quanto rimorchia Wikipedro, guardalo, guardalo, hai visto? L'acqua è carina. L'acqua è carina? È carina, non è... No, non è fredda. Non la sai l'acqua fredda. Perché non sai gli standard. Ah, ok. Sei fisciato, vero? No, se qua è rimasto 30 secondi così. Che schifo. Sei mobilizzato. Così è io, così. Mi hai bloccato, mi hai bloccato. Ho rifiutato, ma loro sono lì a fare il video. Ho deciso di non andare, anche perché mi sono sporcato la scarpa. E quindi adesso stanno facendo il bagnetto nelle terme, lì per il video. Che c'è? Fa freddissimo. Perché l'acqua era calda, eh? Sì. No, io te lascio, Giovanni, no. No, io devo fare Batman. Batman. Io non sono l'impiegato che stacca il cartellino ed ha finito. Io quel cartellino non lo stacco mai. Poi sono io che sono fatto così, c'è chi poi spegne e se ne frega. Ok, vuoi sapere qual è il mio obiettivo nella vita? Il mio sogno. Io ho un sogno. Il mio sogno è andare in un ristorante stellato, mangiare, non fare una foto, non fare una storia, mangiare. Questo è il mio sogno. Vuoi farmi un viaggio? Voglio andare in America e non voglio fare. Cioè voglio letteralmente non fare niente. Questo è il mio sogno. Se non avevo la no, questo è il mio sogno. In questi 3 giorni con Frank, Joe e Emily ho capito quanto impegno e dedizione ci voglia per fare questo lavoro. Essendo un lavoro nuovo può sembrare che richieda poco tempo e che sia facile farlo. In realtà è un lavoro per cui si baratta molta testa, molta privacy e molti altri aspetti della vita personale che alla fine nel tempo vanno a discapito di se stessi e ovviamente dello stress. Di base si è comunque liberi professionisti, con tutti quanti i pro e i contro del mestiere. In questa trasferta ho capito che con questo lavoro si hanno tante altre responsabilità secondarie, quella di esclusivamente fare un video. Spesso non traspare l'impegno e le responsabilità che si hanno facendo tutto ciò. Spero di essere riuscito un pochino a dare un'idea di quello che ci sia dietro e credo che il messaggio finale sia che effettivamente questo lavoro sia uno dei lavori più belli del mondo, ma come tanti altri lavori ovviamente ce l'ha in sé anche tante tante difficoltà.